Ciao amici di Tariato Games, buonasera, anche questa sera si va ad incontrare, come ieri sera, un altro avversario di Divisione 2. Sto in Divisione 2, non è niente di strano, un pochino sopra me ancora di ranking, vediamo che succede. Allora, Yakimi lo utilizzo solo se ce n'è bisogno, perché mi piace l'equilibrio che danno Hernandez e Costa Curta. Dembélé sta bene, Mbappé sta bene, lì davanti... Partiamo di AB. Sì. Partiamo così e poi vediamo. Avversario 3099, 4-3-3, classicissimo. Classicissimo modulo, ma un bel modulo, un bel giocatore, Gakpo anche lui. Tra un'altra versione, mi sembra. Vabbè, dai, andiamo a giocare e vediamo che succede. Ieri una vittoria e un pareggio. Ci fermerei subito, anche oggi facciamo due partite, non posso di più. E vediamo che succede. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni signore abbiamo stasera? Ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. La partita è già cominciata. Italia e Paris Saint-Germain. Nah. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Fa viaggiare il pallone in verticale. Diaby cerca l'affondo sulla sinistra. Diaby è libero di creare pericolo. Non si è fatto pregare per arrivare su quella palla. Mbappé. La palla è ancora loro. Riprende l'azione d'attacco. Questa partita finora non si è rivelata certo avvincente. Siamo ancora all'inizio, speriamo bene. E sarà rimessa con le mani. Bellingham. Palla buttata via, peccato. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Palla a cercare la profondità. Lascia l'uomo sul posto. Può tentare il tiro. E no, perché non ha tirato? Dribbling, difensore molto attento. Bellingham. Il Paris Saint-Germain riconquista subito la sfera. Bellingham vede lo scatto e cerca la profondità. Evita ogni pericolo per il momento. Cerca la traccia entro dai. Palla filtrata per Griezmann. No, ma perché? Volevo passare a Diaby, mi sembrava. Passaggio per i tempi giusti, così come il difensore. Diaby supera l'ultimo. Diaby! Stavolta però è gol, eh. Uff! Vedete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Non l'ha passata a nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo. Qui merita tutti gli applausi. L'Italia mette a segno il primo gol della. Diaby! Ce l'hanno fatta! Mamma mia ragazzi, scatenato Diaby. Hanno forzato gli avversari all'errore e li hanno trafitti quando non erano preparati. Grande rapidità di esecuzione. È già la sua seconda esultanza personale, ma non è detto che sia l'ultima. Due gol di vantaggio e partita in discesa. Mbappé! Con questo gol rientrano decisamente in partita. Decisamente sì. Un assist delizioso, Fabio. Avere in squadra qualcuno con una tale consapevolezza degli spazi è un vantaggio notevole.
adesso ovviamente il distacco si riduce. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. E ha ragione. Viene sbilanciato dalla difesa. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. E il difensore respinge. Hernandez. Xabi Alonso. Costruiscono la manovra con sicurezza. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Hernandez. Ecco il traversone. Pallone allontanato dall'area di rigore. Prova a verticalizzare. No. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. Costa curta. La gioca in avanti con un filtrante. È tutto da solo. Entriamo negli ultimi 5 minuti del primo tempo. Palla in mezzo. Difesa ben posizionata, lontana dalla sfera. Aveva diverse opzioni davanti a sé, ma non è stato in grado di sfruttarle. Un paio dei suoi compagni avranno da ridire su questa gestione. Ha calciato forte. Non trova la porta. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. Via, vai, 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 veloce, veloce. Ultima azione. Proviamoci. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Scholes cerca la profondità, ma niente da fare. Riesce ad allontanare. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Interviene di esperienza. Spazza via la sfera senza tanti complimenti. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo. Tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito 5 minuti e 3 gol. Non sono mancate le occasioni nei primi 45 minuti di gioco, come dimostrano anche i 3 gol messi a referto finora. Il risultato è ancora in bilico e gli allenatori hanno di che riflettere prima che le squadre rientrino in campo per il secondo tempo. Io per il momento non cambio nessuno. Sapremo se poi ci saranno modifiche tattiche o cambiamenti nelle formazioni. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante. L'Italia conduce di un gol in una gara piuttosto equilibrata. Tutto può ancora succedere nei secondi 45 minuti. Già in azione con la seconda parte di questa gara. Xabi Alonso cerca il tiro dalla media distanza. Buono lo stop e il tiro di prima intenzione. Purtroppo non ha trovato il gol. Stop e tiro tutto in un attimo. Se lascia un giocatore così tempo di pensare, il pericolo è assicurato. Messi recupera palla dopo qualche sportellata. Ecco Dembélé, la gioca a sinistra. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Scholes decide di cambiare gioco. Hernandez. Xabi Alonso. Errore qui, pallone sprecato. Erroraccio che ho fatto. L'appoggio sulla fascia. Hernandez. È una buona occasione per trovare spazio. Mbappé. No, perché sei tornato indietro, Diaby? Perché allunga in verticale. Interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Costa curta. Ah. Hernandez. Gakpo. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Prova la conclusione in porta. Straordinario! Rete da manuale del calcio. Un tiro eccezionale. Il pareggio era nell'aria. Una conclusione assolutamente imparabile. Guarda Fabio, come se ancora prima di colpire la palla avesse già in mente tutta l'azione, compreso il gran finale.
Non me lo gioco, Hakimi. Sostituzione per l'Italia. Numero 19. Entrambe le squadre 11. Hanno deciso di effettuare delle sostituzioni. E hanno 20. Completamente riaperto numero la gara. 22. L'esito di questa numero gara 13. Secondo me sarà in bilico fino alla Lasciamo fine. Per... A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità 21. Per vincere. Messi, il numero 18. Rice. Beckham. Hernandez. Il numero 23. Cambio di giocatori. È costretto a ricominciare. Rice. Palla a Jimenez. Costa Curta. Musiala. Arnold. De Bruyne. De Bruyne. E il portiere dice di no. Perfetta la parata. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. C'è spazio per ripartire. Possono sfruttarlo. No. No. Non passa bene, ma non è riuscito a sarei potuto passare mai così. Hernandez vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Cross di Neymar. C'è l'opportunità per il contropiede. Intercetta il pallone, ben fatto. Costa Curta. Musiala. Hernandez prova a salire sulla fascia sinistra. Hernandez prova con una palla filtrante. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Bravo Beckham. Asfissiante, l'arbitro non fischia. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Hernandez. Hanno girato la manopola dell'intensità e si vede, Fabio. È gratificante assistere a un match così, in cui entrambe le squadre giocano per la vittoria fino alla fine. Palla giocabile in posizione allargata. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno incappato. Mai fallo. Palla scaraventata via. Hanno ottenuto un fallo laterale. Fa avanzare la manovra. La palla è uscita, sarà rimessa laterale per loro. Partita combattutissima e ancora aperta. Chi segna adesso con tutta probabilità si aggiudica. Questo errore potrebbe essergli fatale. Beckham. Una bella giocata nello spazio. De Bruyne prova a giocarla in profondità. Hojlund. No. Hanno ancora benzina per cercare l'ultimo affondo o forse il colpo di fortuna decisivo. La difesa non si fa sorprendere, spazza. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Il quarto uomo indica. Passa il pallone. No. Ecco il pallone in avanti. Passaggio sulla destra. Grande movimento nello spazio. Se ne va. Spazza il pallone senza tronzoli. Accontentiamoci, anche se è un peccato. Anche se è un peccato, eravamo passati sul 2-0, ma ragazzi. Il risultato finale è un pareggio che forse è scontato. 5 punti dovrei prenderli perché comunque stava davanti a me. Vediamo. Sì, no, 3 punti. 1596. Va bene, dai. Seconda partita della serata. Magari facessimo una fotocopia di ieri. Prima pareggio e poi vittoria. Quattro tacche. Divisione 3. Dai ragazzi, dai. Non sottovalutiamo l'avversario assolutamente.
Questa cosa non va mai fatta. Bene, le divise. Questo ragazzo non dispiace. Poi l'ultimo giocatore preso con i punti football, ragazzi, l'ultimo. Quell'inzagone, occhio ragazzi, occhio a quell'inzagone versione Milan 101 3100. Va bene. Andiamo a giocare. Un benvenuto a tutti gli amanti del bel calcio da Fabio Caressa. Signore, questa signore, serata sembra essere concepita apposta per una bella manifestazione all'aria aperta. Le condizioni di oggi sono ragazzi, dai, per godersi al massimo una partita che ci regalerà sicuramente grandi emozioni. E infatti gli spalti pullulano di difesa. La linea di porta. Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. I campioni come lui sanno come sbloccare. Che giocatore questo Trossard dei punti foot. Sia tecnicamente che mentalmente. E l'ha appena dimostrato. A volte è indisponente, eccetera, ma a volte è devastante. E conclusione vincente. Magnifico. Come in questo caso. Si avvicina alla porta, le energie spese fanno. Grande intervento del portiere. Bisogna lodare l'estremo difensore. Ha letto benissimo la situazione. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Spazza via la sfera senza tanti complimenti. Tenta Filippo Inzaghi. Si infila nel corridoio centrale. Passaggio profondo per Dembélé. Traversone in uno Mendes. La difesa può tirare un sospiro di sollievo. Bene. E hanno ottenuto un'altra rimessa laterale. Ma vabbè. Dembélé verso il centro. Pericolo. La difesa non si fa sorprendere, spazza. Palla di nuovo verso il centro. Splendida reazione del portiere. Che classe, ottimo salvataggio. Portiere impeccabile, Fabio. Difficile fare meglio di così. Sario giustissimo. Tocca stare attentissimo. Primo corner della partita. Immergiamoci in area di rigore. Svetta di testa. Qui c'è Samba. C'è Samba. È stato sfortunato qui. Sembrava non avere lo spazio per il tiro, ma l'ha comunque trovato. Non poteva fare di più. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Brutta palla qui nella terra di nessuno. La gioca in avanti con un filtrante. Evita l'avversario con un dribbling elegante. Appoggia il pallone largo con eleganza. Passa il pallone però male. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. C'è l'opportunità per il contropiede. Cerca la traccia in profondità. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Raccoglie il lancio lungo. Pallone lungo, in verticale. Vede un varco e si infila in dribbling. Sceglie di andare per vie verticali. C'è il cross. La butta via, non trova altre opzioni. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale, già un gol. E così siamo evidentemente sull'1-0. No! Tenta nuovamente! E c'è la rete! Conclusione, tirare all'angolino, inutile l'intervento del portiere. Guarda Fabio, come se ancora prima di colpire la palla avesse già in mente tutta l'azione, compreso il gran finale. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Dembélé,
Ottima lettura, pericolo sventato. Spazza il più lontano possibile. Nuno Mendes. Ecco Dembélé. Mbappé fa viaggiare il pallone in verticale. Vede la partenza del compagno e prova a servirlo. Barella. Continua l'azione, la riconquista. James. Filippo Inzaghi. Può calciare. Ha preferito andare sul sicuro. Trossard. Opportunità di ripartire. Cerca il movimento dei suoi in profondità. E passa. Riesce ad intercettare. La mette in avanti. Palla recuperata. E ora possono ribaltare rapidamente l'azione. Prova a prolungare. Si assicura di non far correre rischi al portiere. No! L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Credo che l'affollamento in area alla fine gli abbia impedito di calciare in porta con la dovuta precisione. Diaby scattano in avanti per una controffensiva. Ci prova con un pallone profondo. In avanti vuol far salire i compagni. Ed ecco un'altra rimessa laterale. Dura, dura. C'è ancora una rimessa laterale. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Dembélé. Lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Palla a cercare la profondità. Arpiona la palla prima che arrivi a destinazione. Dembélé va a raccogliere il passaggio. Si allunga e trova la palla. Mbappé. Griezmann. Ecco il tiro. E vai. Lasciato indisturbato. Grande Trossard. Qui vorrei sottolineare l'assist incredibile che ha ricevuto. Eccezionale. Primo tempo davvero interessante. Che giocatore, ragazzi. Molto da fare. Genius, regolatezza Trossard, davvero. Oggi i tre gol messi a segno testimoniano una partita godibile fino a questo momento. La gara è ancora aperta a qualsiasi risultato, in tutta probabilità non ha ancora finito di regalarci emozioni. 15 minuti di pausa, poi si riprende. Sono stati 45 minuti di sostanziale equilibrio dal punto di vista tattico, nonostante il gol che separa le due squadre. Non mi sorprenderebbe se il secondo tempo dovesse regalarci altri due o tre colpi di scena. 2-1, gran bel primo tempo, tre gol, tante emozioni. E sicuramente Mbappé evita il gol con una parata di puro talento. Una parata eccezionale. Un c'è sempre Can. Palla buttata via. Grande Diaby. No, non ci sarebbe mai arrivato. Bravo Diaby invece qui. Mbappé. Diaby. No. James prova con una palla filtrante. Bravo Hernandez. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. E qui hanno rischiato grosso, ma la difesa è riuscita a rimediare. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Sbroglia evitando di farsela rubare. Una bella giocata nello spazio. La calcia lunga nel corridoio di destra. Prova a superare la difesa con un filtrante. Palla dentro di James. Il pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso un compagno. Prova a imbeccare lo pronto. È un grande riflesso qui. Questo errore potrebbe essergli fatale. Cambi. Ero di giornata, però ha bisogno di riprendersi. Okay, facciamo così. Allora, andiamo anche.
tutto portoghese. Sostituzione per l'Italia. Numero 20. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero 19. Numero 11. Griezmann. Pallone interessante, in verticale. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Opta per il lancio lungo. Cristiano Ronaldo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Cambio di giocatori. L'affluenza di quest'oggi è di 72.306 spettatori. Dembélé. Mbappé. Provano a orchestrare il contropiede. Potrebbero ancora ricorrere a forze fresche dalla panchina. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Si libera della palla ed evita complicazioni. Prova a verticalizzare. Bruno Fernandes. La gioca in avanti con un filtrante. L'estremo difensore la caccia lunga. Bruno Fernandes. Fa no. Viaggiare il pallone in verticale. Bella palla ad allargare il gioco. Errore qui, pallone sprecato. Mbappé. Devono far girare rapidamente i palloni e andare nello spazio. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non riesce. Vede lo scatto e cerca la profondità. Conclusione. Beffa l'estremo difensore. Ora doppio vantaggio per loro. Fabio, la qualità di quel passaggio è seconda solo alla visione necessaria per eseguirlo. Un'azione di una bellezza. Molto bene, molto, molto, molto bene. Finita? Può essere di sì. Ok. Grande Bruno Fernandes. 28 punti, 1624 di valutazione. Ragazzi, mi fermo qui. Buona serata, a domani. Ciao!